Radio Cusano TV Italia. Ciao a tutti, ben ritrovati su Radio Cusano TV Italia ad un altro appuntamento dedicato ai nostri cari e amati libri. I libri per noi sono amici. Per fortuna esistono i libri, così almeno ci viene data la possibilità di leggere, di passare il tempo nel migliore dei modi, di imparare, di conoscere culture nuove, paesi nuovi. Il libro di quest'oggi è un libro che ci sta più a cuore degli altri perché è edito e di Cusano, la casa editrice dell'Università Niccolò Cusano. Vi ricordo il sito edicusano.it se volete dare un occhio a tutti i libri che la casa editrice ha già pubblicato. Quest'oggi abbiamo un giovane autore, si chiama Riccardo Castellani, che con noi all'interno della collana Relax ha pubblicato L'anno del drago. Salutiamo il nostro ospite, ciao Riccardo. Salve Annalisa, un piacere. Benvenuto su Radio Cusano TV Italia. I più bravi, i più attenti alla cultura cinese, quelli che conoscono meglio la cultura cinese, sanno che in Cina ogni anno viene dedicato ad un animale, quindi ci sono, ogni anno c'è un animale diverso. Questo per esempio è l'anno del topo per i cinesi e ovviamente gli animali corrispondono ai segni zodiacali e hanno tutta una serie di significati. Ecco, quest'anno del topo è un topo un po' sfortunato, mi sembra, visto che il Covid ha avuto origine in Cina e quindi è stato un anno un po' negativo. Il titolo del libro di Riccardo Castellani, L'anno del drago, vi farà pensare che è stato scritto pensando proprio al l'anno del drago per i cinesi, quindi al 2012. È così, Riccardo? Esattamente, il 2012 è stato l'anno del drago d'acqua e fu proprio l'anno in cui atterrai per la prima volta sul suolo cinese e ho deciso di mantenere diciamo questa dietrologia da Feng Shui applicandola al titolo del libro. E l'anno del drago, abbiamo detto, è stato il 2012, quindi ne sono passati di anni. Il tuo lavoro è un diario di bordo dove tu racconti questo viaggio in Cina, Riccardo. Sì, vuole quasi essere un manuale per le prime avventure, diciamo, dei primi cortomaltesi alla Hugo Pratt. E sì, vuole essere, diciamo, un prontuario e soprattutto dare un'idea alle persone che sentono dentro di loro il bisogno di partire ma non sanno se farlo o non farlo, a tutti coloro che magari sono già in viaggio e vogliono pensare a cosa gli succederà quando torneranno nel loro paese e a tutti quelli che ormai un po' sopiti, diciamo, vogliono ancora provare quel desiderio di partenza e di avventure magari rileggendo qualcosa di altri, ecco. Peraltro il tuo libro è molto critico sul sistema cinese, il tuo è un diario di bordo dove tu racconti la Cina e racconti forse le difficoltà che hai incontrato nell'arrivare in Cina e nel doverti stabilizzare, nel dover cercare un posto dove stare, credo. È questo l'aspetto che evidenzi maggiormente nel tuo libro, Riccardo? Esattamente, bisogna essere un po' topi, come dicono i cinesi, appunto nella simbologia degli animali zodiacali, il topo è quello più capace d'adattamento, anche per questo che è stato selezionato come migliore, tra l'altro, fra tutti, con cui identificarsi per la popolazione cinese. E ho dovuto proprio fare come il topo, cioè ovvero arrivare provenendo da un mondo totalmente diverso, perché siamo agli antipodi della cultura, delle tradizioni, delle usanze, e diciamo immergermi in una nuova dimensione e cambiare me stesso e quindi evolvere. Ma sicuramente è stato necessario grande impegno, soprattutto in una città come Kunming, che nel 2012 era appena diventata una città, ma era ancora una grande campagna in espansione, con realtà che oggigiorno sono ancora difficili da ritrovare, diciamo, in tutto il paese. Sì, infatti ci sono comunque delle criticità che riguardano la Cina e magari ci sono delle persone che vorrebbero fare un viaggio, ma che
Non lo fanno perché sanno che possono trovare degli ostacoli, ecco, nel doversi spostare. Forse questo è l'anno peggiore per pensare ad un viaggio. Questo è pure l'anno peggiore per pensare ad un Sicuramente viaggio in complesso. Cina, visto tutto quello che sta succedendo, il Covid. E poi magari i nostri telespettatori, Riccardo, si stanno chiedendo: ma perché ci parlano dell'anno del drago se siamo nell'anno del topo? I segni zodiacali ritornano, sono ciclici ogni 12 anni. Diciamo che il drago, come tutti gli animali, è solo una sequenza, e quindi avremo il topo. E col topo abbiamo avuto il Covid, ma torneremo sicuramente in un futuro a rivedere il sole dopo le nuvole. Insomma, è un ciclo che continua perenne. E infatti, come stiamo vedendo in sovraimpressione, amici telespettatori, ci sono le immagini del drago, c'è cioè questo bellissimo drago luminoso, appunto perché in Cina, come abbiamo avuto modo di ribadire, ogni anno festeggiano un anno diverso, lo dedicano ad un anno diverso e quindi queste sono le immagini legate al Capodanno cinese dove c'è stato il drago che anche rispetto ai colori e alle sembianze dà l'idea di essere un animale forte. E quindi il significato legato all'anno del drago è comunque un anno di grande forza e un anno Sicuramente di cambiamento. Poi per una tigre come me, la tigre e drago, perché cambiamento. ogni simbolo ha il suo antagonista, ecco. Diciamo che c'è una dietrologia tra la tigre e il drago, e diciamo non si sopportano molto, perché la tigre è un animale forte ma è attaccato al terreno, invece il drago vola, e quindi la tigre guarda sempre al cielo un po' con invidia, diciamo. Però sicuramente sì, grande cambiamento l'anno del drago, anche perché è un animale che comprende in se stesso un po' i doni di tutti gli altri animali. Ecco, è stata la creazione del drago nella sua genesi, nasce appunto dal fatto che ogni animale dona una sua parte, ovviamente una parte caratteristica di se stesso, per creare questo animale mitologico. Ecco, per te il viaggio in Cina nel 2012 è stato un viaggio di grandi cambiamenti, come per tutti noi, Riccardo, tutte le volte che compiamo un viaggio, che la vita ci dà questa bella opportunità di allontanarci da casa nostra e di scoprire un paese nuovo, un posto nuovo, di fatto viaggiamo, ma cambiamo, cresciamo. Che cosa è cambiato in te? Come ti ha cambiato questo viaggio in Cina? Beh, sicuramente sono rinato, ovvero il cambiamento è lo spirito di, possiamo dire, il luogo della non pietà. È stato talmente tanto, cioè la comfort zone, quella che in inglese chiamano comfort zone, in italiano la potremmo dire il luogo della non pietà, cioè ovvero quel luogo in cui ogni tipo di comprensione viene annullata. Ecco, in quel luogo, diciamo che la Cina, provenendo da una realtà italiana, è perenne, è quotidiano. E quindi è una rinascita e sicuramente è stato un cambiamento che ha messo e posto le basi per tutto poi quello che è stato il mio futuro. E sono stato molto molto contento di aver fatto questa scelta. Nel mio passato la rifarei sempre, al 100%, mille, Quindi mille volte. è un viaggio che consigli alle persone che hanno voglia di intraprendere una vita nuova, comunque a chi vuole cambiare completamente i propri equilibri, consigli un viaggio in Cina. Allora, sicuramente la Cina è un grande paese, e basti pensare che solo la regione in cui io arrivai all'inizio è grande svariate volte l'Italia. Quindi, insomma, diciamo che è un grande paese, si può fare sia la vacanza turistica, sia il viaggio avventuroso, sia la scoperta mistica. Diciamo che è talmente grande, talmente vasta, che contiene tutti gli scenari. Quindi io la consiglio a tutti i tipi di viaggiatori, sia ai turisti che vogliono vedere solamente le parti più caratteristiche dei paesaggi, che sono quelle che ci vengono rappresentate sempre in televisione, sia invece agli avventurieri che vogliono provare a mettersi alla prova, affrontare una nuova realtà, immergersi in un nuovo mondo, perché è necessario immergersi, non pensare di essere, diciamo, diversi o mantenere la propria attitudine. Quando si viaggia, credo sia sempre necessario trasformarsi, prendersi più simile possibile all'ambiente in cui si è, camaleontici, Eh diciamo. sì, no, infatti, E ma quindi poi sicuramente
Poi il viaggio ci dà la Sono possibilità anche di confrontarci con persone diverse, con una cultura nuova. sicuramente. Poi il sistema cinese è anche un sistema economico a sé. I cinesi hanno una cucina diversa dalla nostra, quindi è anche un modo per scoprire una cultura nuova e capire come vivono in Oriente e come mai in questo momento storico sono così vincenti. Insomma, il modello cinese è un modello economico che funziona molto. Gli stessi cinesi che lavorano in Italia lavorano tanto, lavorano con poco e lavorano tanto. Certo, non è un modello conveniente da un punto di vista economico, ma è un modello che produce e che funziona moltissimo. Quindi oggi è importante parlare della Cina e conoscere la Cina anche per questa ragione. L'abbiamo maledetta in tutti i modi perché ci hanno detto che il Covid ha origine dalla Cina e quindi Dai pipistrelli, dal sì. E mercato di Wuhan. quindi sì, diciamo che è forse il posto peggiore dove fare un viaggio nell'immediato, però è una delle tante idee se vi piace viaggiare, se vi piace scoprire il mondo. Stiamo parlando del libro di Riccardo Castellani, L'anno del drago, edito Edi Cusano è la casa editrice dell'Università Niccolò Cusano. Riccardo Castellani, tu sei un viaggiatore, conosci anche altri posti, non conosci soltanto la Cina. Assolutamente, diciamo che la Cina è stata la mia partenza, ma dopo 3 anni e mezzo cinesi sono poi passato in tutto il mondo, passando poi 2 anni in Polinesia, tra Bora Bora, Ta, le isole del Sottovento, e dopodiché sono ritornato nel mondo occidentale un paio di anni fa e ho, diciamo, per motivi di lavoro, ho proprio cominciato a potermi muovere attraverso l'intero globo, tra le varie nazioni, e poter vedere, diciamo, ciò che ancora era rimasto estraneo. Ma in tutto questo, sei quindi un viaggiatore professionista, non lavori, non sei radicato in una zona, in una città, in una nazione? Ah, no, assolutamente, assolutamente. Sono molto apolide da questo punto di vista. Ho passato gli ultimi 10 anni della mia vita vivendo all'estero, ma possiamo dire che non c'è mai stata una casa. Come diceva una mia cara amica di tanti anni fa, la mia casa è la valigia. Bene, la consapevolezza è un ottimo punto a tuo favore, insomma, a favore di chiunque è consapevole di sé. Se sei consapevole di voler vivere in questo modo e quindi viaggiando, perché non farlo? Se hai la possibilità di viaggiare continuamente senza restare ancorato a niente, a nessuno, neanche a un lavoro, perché non farlo? E come ti sostieni, Riccardo? Scusa, cioè tu viaggi in continuazione, non sei radicato da nessuna parte, i soldi, come fai a I spostarti? soldi, diciamo che lavoro come accompagnatore turistico. Ah, ecco. E quindi rappresenta la tua attività di sostentamento. Sicuramente, esatto. Diciamo che se noi dovessimo dire qual è un articolo costituzionale che vorrei veramente all'interno della Costituzione italiana, preso da una però estera, è proprio la ricerca della felicità. Diciamo che l'America in questo, secondo me, ha avuto una grande idea, cioè ovvero lavorare per lavorare oppure fare della propria passione il proprio lavoro, essere felici, rispondere a queste domande credo che sia molto importante. Io ho cercato fin dagli inizi di trasformare la mia passione in quello che sarebbe poi stato la mia vita e anche di conseguenza il mio lavoro. Quindi quando mi dicono vai a lavorare, io potrei rispondere no, faccio quello che mi piace fare, ecco. Però insomma ci vuole tanta preparazione, ci vogliono tanti sacrifici perché ovviamente ogni medaglia ha le sue facce e quindi, come hai detto tu bene, da una parte sei sempre in movimento, non puoi mai fermarti, non c'è stabilità, dall'altra sicuramente il tuo bagaglio di esperienze è pressoché illimitato. No, ma poi sai Ogni un'altra viaggio cosa, era. c'è tanta gente che di fatto viaggia, quando può parte, il fatto è che poi tornano e che quindi tornano e ricominciano a cercare lavoro, poi ricominciano a viaggiare. Invece il progetto positivo della tua vita è che tu viaggi, punto e basta, quindi sai che devi vivere in quel modo e Sicuramente, ti esatto. organizzi così. Invece ci sono persone che vorrebbero fare lo stesso ma non hanno il coraggio. È una forma di grande coraggio la tua, ammettere a te stesso che vuoi vivere in questo modo e che sei felice in questo modo. Non è tanto semplice. Diciamo che le sicurezze, cos'è che ci rende sicuri?
Molto spesso la sicurezza è la gabbia in cui siamo, io chiamo la gabbia, ma potrebbe essere chiamata le regole, la società, ovvero avere delle linee ferme su cui basare la propria vita dà molta sicurezza. Ma quando si comincia a viaggiare e quando si comincia a vedere le differenze che vi sono all'interno degli altri popoli, del mondo, a scoprire se stessi, io credo che più scopriamo noi stessi e meno abbiamo bisogno di queste regole per essere sicuri. Se una cosa, se ho preso una cosa dal viaggio in Cina, ma anche poi quello in Polinesia, è che ogni uomo dentro se stesso deve riuscire a trovare la propria isola, cioè la propria sicurezza, il proprio riuscire a stare con se stesso. Quando riesci a stare con se stesso, con te stesso e ti comprendi appieno, puoi essere ovunque. È vero, e magari potresti anche essere felice. Quindi, se volete vivere viaggiando, fatelo. Solo che dovete partire e viaggiare in continuazione. Non è che partite e tornate, partite, tornate, ricominciate a cercare lavoro, a cercare marito, cioè ricominciate tutta la storia. No, se volete partire, andate e viaggiate e scoprite il mondo. Il mondo è tanto grande, ci sono tanti paesi, tante culture da conoscere e scoprire. Chi Quindi, sia mai che poi si sarebbe può trovare bello. una persona che decide di seguirvi? No, esatto. Poi magari vi capiterà di arrivare in un posto che vi piacerà talmente tanto o di incontrare una persona che vi conquisterà talmente tanto che sarete a quel punto costretti a rimanere. Però se volete Esattamente. partire e scoprire quanto bello e quanto ricco è il mondo, perché non farlo? L'anno del drago potrebbe essere l'inizio, potreste partire dalla lettura di questo libro Sicuramente un che... viaggio in Asia come la Cina è sicuramente una di quelle chiavi che sbloccano quelle porte insospettabili, quelle parti di noi stessi che ancora non conosciamo, che diciamo eruttano dal nostro profondo nel momento in cui ci scontriamo con ciò che noi non siamo, con ciò che è estremamente diverso da noi. Eh sì, infatti, quindi è un modo per conoscersi anche meglio. Attraverso i viaggi, ci viene data la possibilità di conoscere e di conoscerci meglio, quindi è una bella idea. Se avete il coraggio, fatelo. Dicevo, L'anno del drago è un libro che trovate sul sito e che potete comprare grazie al sito Edicusano. Edicusano è la casa editrice dell'Università Niccolò Cusano. Abbiamo tante collane. L'anno del drago lo trovate all'interno della collana Relax, quindi l'Università Niccolò Cusano ha anche una sua casa editrice che vi dà la possibilità di leggere, comunque vengono pubblicati sempre libri nuovi, insomma. Riccardo, dei tanti viaggi che hai fatto, immagino vorrai tornare in un posto, vorrai rincontrare qualcuno, una qualche persona che ti ha conquistato, che ti è piaciuta particolarmente. Se c'è questa persona, dove si trova e dove vorresti tornare? Beh, sicuramente ora che stiamo parlando della Cina, essendo impossibile ritornarci, ho subito la voglia di andare nei posti dove non si può andare, come tutti, ovviamente. Quando ti viene negata la possibilità di fare qualcosa, vuoi subito fare. Ultimamente mi viene in mente un paesino del sud della Cina, vicino al Laos, si chiama Sichuan Bannan. E ho una cara amica e vive in un villaggio a fianco alla foresta. E diciamo che sono state persone molto ospitali con me quando diciamo, tanti anni fa passai dopo una notte, feci una notte tra Kunming e questo villaggio in bus, in pullman, in condizioni veramente simpatiche quantomeno, e mi accolsero in questo villaggio rurale che ancora ricordo. E mi fecero sentire come a casa, nonostante ci sia la malaria, bisogna rientrare nelle capanne entro le 7 di sera, perché sennò poi le famiglie di elefanti passano e potrebbero essere pericolose. Sono tutte diciamo, tutte le condizioni particolari, ma pur dormendo su un pavimento di legno in una capanna, ho imparato ad essere felice, Che nonostante bello. a volte nella vita sia molto difficile vedere la felicità in quello che si ha, perché pensiamo di essere poveri, pensiamo di non avere abbastanza, o pensiamo di non essere riconosciuti per qualche motivo, o che la vita non ci abbia ancora dato ciò che noi desideriamo. Io ho scritto il libro sulla Cina come libro di speranza, è critico, è difficile, ma alla fine ce la si fa, alla fine ce la faremo,
alla fine andrà tutto bene, come si dice in questo periodo. Sì, no, sicuramente andrà tutto bene, ma come abbiamo detto, i viaggi sono un modo per ritrovare se stessi e tu ci hai insegnato che la felicità è dentro di noi, non è in nessun luogo, non è in nessun lavoro, è solo dentro se stessi ed è solo dopo aver capito chi vogliamo essere, cosa vogliamo essere, poi basta anche niente, basta anche dormire in una capanna, come Esattamente. ci hai detto, per essere felici, vedi? E sono cose importanti, sono La ricerca della consapevolezze felicità. importanti che ci renderebbero delle persone adulte, mature, consapevoli e appunto più ricche e più felici. Riccardo, complimenti per questo bellissimo viaggio. Dove Elisa, ti ti trovi adesso ringrazio. e qual è il prossimo viaggio? Allora, in questo momento mi sono trovato ripassando in Italia qualche mese fa. Mi hanno detto che non potevo più uscire. Allora, diciamo che sono passato in questo momento sono a Milano, Ah, ecco. ma appena riapriranno gli aeroporti ripartirò per la Spagna, probabilmente, per Malaga. Ah, ok, quindi sei prossimo ad un viaggio in Spagna, non appena possibile. Stai soffrendo a Milano? A Milano è un casino, è la regione che ha sofferto più di tutte. Allora, io devo dire che nel momento in cui c'è stato il primo lockdown, io provengo da Piacenza. Piacenza è la Wuhan praticamente italiana, attaccata a Codogno. E in questa città, proprio nel centro della città, sta la mia vecchia nonnina che ha 83 anni, cieca, sola, diabetica. Quello che ho fatto è stato fare armi e bagagli, perché ricordiamoci che per le persone che amiamo si fa l'impossibile. Mi sono trasferito da lei, mi sono preso cura di lei per un paio di mesi. E adesso che il lavoro sta quasi per richiamare, per cui cioè, se è vero, dal 3 giugno riapriranno gli scali internazionali, i miei clienti mi stanno contattando e quindi sono pronto per ripartire. Però, insomma, ho voluto dividere con lei un momento Momento particolare. importante, vedi, anche avere la nonna è una bella fortuna, insomma, anche avere un nonno di cui Assolutamente. occuparsi è una bella fortuna ed è una risorsa, è comunque Se si torna sempre per la famiglia o per e amore. per amore, infatti. Bravo Riccardo, grandi insegnamenti, buona lettura con l'anno del drago e di Toe di Ringrazio Cusano, Annalisa. buon viaggio, facci sapere dei Grazie. prossimi, delle prossime Ci avventure. sentiremo presto quando vorrai. Ho Quando vuoi, siamo qui. sempre nuove avventure. Questa è Radio Cusano TV Italia, avete Grazie seguito al libro aperto, ciao ciao Riccardo, e alla prossima avete seguito al libro aperto, abbiamo parlato di un libro edito Unicusano con il simpatico autore Riccardo Castellani, ci ritroviamo presto e buona lettura. a tutti.